Ciao e bentornati nello spavillante canale Annalisa Superstar. Video che mi sparo tutte le estati da anni perché a me piace. Li guardo sempre questi video perché mi piacciono assai, ragazzi, ma proprio scopro un sacco di cose. E poi ho questa leggerissima fissazione per le borse mare io. Chissà perché, anche da ragazzina io mi preparavo la borsa mare prima. Ah, mi piace. Vabbè, si capisce dal titolo, dalla thumbnail, cose. Cosa c'è nella mia borsa mare? Quanto mi piacciono sti video. Prima di farti vedere cosa c'è nella mia borsa mare, iscriviti al canale, metti un like, fai cose e vediamo cosa c'è nella mia borsa mare. Ti mostro quella che mi hanno regalato, che è questa. Cioè, me l'hanno regalata in profumeria. C'era l'offerta, compra due solari e c'è la borsa in omaggio. E io dovevo comprare due solari. Tra l'altro c'era pure lo sconto del 40 e quindi mi è piaciuta ancora di più. Ho comprato due solari e in omaggio c'era questa borsa che è troppo carina. Beige, nero col giummo giallo, il pompon e il giummo. Come si chiama? Nappina. In palermitano il giummo. Giummo. Vabbè, pompon e nappina. Questa borsa era in omaggio, ti dicevo, con due solari, Diego Dalla Palma. Allora, l'ho detto su Instagram ieri, l'anno scorso mi hanno dato pure il telo, che è qua dentro comunque, perché è tutto abbinato, fa pandan con tutto quanto. Allora, la borsa è beige, nera col giummo, te l'ho detto. Poi, cosa c'è dentro la mia borsa? Allora, dentro la mia borsa mare c'è questa pochette che ho comprato l'anno scorso da Accessorize. Questa l'ho comprata alla stazione Termini di Roma, stavo andando a prendere l'aereo e ho comprato questa pochette perché mi faceva una simpatia, guarda che carina. Ciao bella! È carinissima. Vabbè, comunque dentro ho un meraviglioso pinzettone madre perlato che ho preso da H&M in offerta. Sono di quelle cose che sono alla cassa, tipo compratela, che la vendiamo tipo a 2 euro, prendila perché sennò li buttiamo. Vabbè, una mascherina perché non si sa mai, che però posso buttare perché è utilizzata, quindi devo mettergli la mascherina pulita. Aspetta, che non è il caso. Pettine di legno, io quanto amo i pettini di legno. Questo me l'hanno regalato al Cosmo Prof 2 anni fa, una cosa del genere. Erano di quei kit promozionali, però sto durando, cioè devo dire che era un kit promozionale, io pensavo che facesse brutta fine tempo record e invece sta reggendo. Allora, a proposito dei pettine di legno, questo non è il mio preferito, diciamo che è un pettine di legno, ok, ciao. Se vuoi un buon pettine di legno, Pettini Tech, ne ho uno da anni ed è perfetto. Io li amo i pettini di legno, guarda, sono fantastici, soprattutto se fai le onde. Per aprire le onde, pettine di legno, vai col liscio, le onde ti vengono favolose. Ma poi il pettine di legno è meraviglioso. Poi, vabbè, ci sono gli auricolari, non li prendo, va bene, sulla fiducia ci sono gli auricolari, solo che li dovrei riprendere e mettere nella borsa della palestra. E poi c'è questo che è un turbante, l'ho messo l'altro giorno perché avevo il costume bianco, ci stava bene, che col costume bianco ci stava benissimo, ragazzi. Tra l'altro sta pure benissimo con la borsa, scusa se è poco, cioè niente, mi sentivo tutta livello cintura nera io in spiaggia, favolosa. Mi mancava il cappello a falda larga, così al vento col cappello che mi svolazza all'indietro, favolosa, io meravigliosa. Va bene, basta. I prodotti che io in questo momento ho in borsa sono 4 e mezzo, di cui 2 per capelli. Diciamo che mi dovrei dare una bella ridimensionata e eliminarne uno. Allora, ho comprato questo che è O Sole Mio spray trasparente protezione 30. L'anno scorso ho comprato il latte, questo infatti ha la confezione diversa perché il latte spray ha la confezione interamente gialla, questo giallo color girasole, diciamo. Questo invece è a righe orizzontali. Ho comprato anche un altro latte che però ho in bagno, perché per adesso se vado al mare per iniziare la 30, quella è una protezione leggermente più bassa ma sempre alta come protezione. Questo è trasparente e non va massaggiato. Il latte invece, dopo averlo spruzzato, va massaggiato. Questo no, ha il getto continuo e sta lì fermo e immobile. Devo dire che ho notato che è anche sufficientemente idratante, non mi posso lamentare, mi è piaciuto. Ma non avevo dubbi perché io ogni volta che prendo qualcosa Diego Dalla Palma a me piace. Io probabilmente comprando cose Diego Dalla Palma da poco sto facendo la scoperta dell'acqua calda con Diego Dalla Palma perché mi rendo conto che già è in commercio da un bel po' di tempo. Però se hai notato ultimamente lo sto nominando spesso perché sto comprando spesso e più prodotti provo più mi piace e
più se devo comprare qualcosa. La prima scelta è per adesso Diego Dalla Palma, quindi mi sta piacendo veramente tanto. Poi sempre Diego Dalla Palma, questo è un rimasuglio dello scorso anno, però lo vendono ancora, te lo consiglio, favolosa, mi piace da morire, mi piace da impazzire. Sempre Solo Mio, acqua abbronzante e illuminante. Allora l'altro giorno sono andata in spiaggia con una mia amica e gli ho detto: ho una cosa che appena te la spruzzi ti senti tutta. Che cos'è? Io l'ho fatta vedere e mi dice: ma questo è vero, mi sento tutta. Ci siamo spruzzate sta cosa, brillavamo tutte. Io ho detto: ma ora dobbiamo fare così. Che brilli. Mi piace tantissimo, tantissimo, tantissimo. Questa, favolosa, non l'ho ricomprata quest'anno perché l'avevo comprata l'anno scorso, ma mi piace da morire, questa qua, niente. Favolosa. Che bella recensione. Favolosa, 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 favolosa. Che hai che... Vedi, dopo tanti anni di YouTube, quanto sono brava. Favolosa, favolosa. Che bel modo di recensire i prodotti. Allora, ti faccio le premesse a questo prodotto. Questo inverno, durante una seduta di LPG dall'estetista, la ragazza mi stava facendo LPG, stava parlando dei prodotti, no? Stavamo chiacchierando in realtà. E mi ha detto: sai, cioè, c'è un prodotto di Comfort Zone favoloso, me ne parla. Dopodiché io prendo l'informazione e la porto a casa, no? Cioè, la pulce all'orecchio me l'ha messa lei. Ho cercato, ho googlato e leggevo pareri entusiasti. Quest'anno, in tempi non sospetti, me lo sono comprato. Io l'ho in casa da settimane. Si chiama Sun Soul Cream Gel. Crema gel attivatrice di abbronzatura. Non va utilizzata da sola. Prima si mette la protezione, poi si mette questo. Allora, sinceramente, io sul viso non la metto. L'ho stesa sulle gambe dopo però aver spruzzato la protezione 30. Devo dire che, mamma mia, lo avevo letto che già alla prima volta si sarebbe vista la differenza, e poi parlando sempre con le ragazze là al centro estetico, praticamente se lo comprano tutti là dentro. Devo dire, protezione 30 è questo qua, proprio un velo, cioè io non mi sono riempita, ne ho messo una nocina sul dorso della mano, l'ho spalmata tra le due mani e l'ho massaggiata alle gambe e sul dorso del piede. Mamma mia, che non so te, ma le gambe a me non mi si abbronzano mai. Ho voglia di dire, mi sento di consigliarlo, benché lo abbia utilizzato soltanto una volta. Magari ne parliamo più in là, magari qualcuno lo testerà l'anno prossimo. Resta sintonizzato su questi canali o seguimi sull'Instagram, perché mi sa che lo rivedrai e ne riparlerò. Anche questo è un prodotto da mi sento tutta, ma proprio mi sento tutta potente. Due prodotti per capelli. Questo è dello scorso anno, mi sono trovata benissimo, che è un olio solare della Biopoint. Allora, io non ricordo se l'ho trovato in qualche giornale, perché è possibile conoscendomi, o ho comprato una mini taglia, perché è possibile conoscendomi. Non me lo ricordo assolutamente. Fatto sta che mi piace da morire, ma a me i prodotti Biopoint per i capelli piacciono. Ne ho parlato in passato di Biopoint, perché ciclicamente io ritorno a Biopoint perché non sono affatto male i prodotti Biopoint, e secondo me rapporto qualità-prezzo ci siamo alla grande. Quindi se vuoi cambiare, vuoi provare qualche prodotto un po' diverso per i tuoi capelli, Biopoint consigliato. Ecco, magari il giorno in cui va online questo video, o il giorno prima che decido di metterlo online, faccio delle storie su Instagram e faccio vedere qualche prodotto Biopoint, perché uno in particolare l'ho ricomprato relativamente di recente perché mi ci trovo una meraviglia. L'altro prodotto per i capelli che ho in borsa, sì, ho due prodotti per i capelli, lasciamo stare, perché raga, guarda che mantenere questo balayage favoloso è impegnativo. Quando dico queste cose sembra che dico vero. Allora, l'altro prodotto per capelli l'ho comprato quest'inverno come balsamo, però come balsamo non mi è entusiasmata. È questo della Splendor. Su questo preferisco in questo momento non darti pareri, perché praticamente è come se non l'avessi utilizzato in spiaggia. Questo è un balsamo istantaneo senza risciacquo, districante, nutriente, esalta la luminosità, dà una leggerezza, dà una morbidezza. Sì, fa queste cose che dice, è vero, un po' più sui capelli asciutti. Sui capelli bagnati e poi asciugati non mi ha entusiasmato. Sui capelli asciutti, così per dargli una mezza rivitalizzata, sì, è vero, li rende brillanti, lucenti, pure molto profumati. Poi l'odore di Splendor, non so te, ma a me aggrada, quindi cioè mi piace.
uno dei consigli sull'utilizzo di questo prodotto era proprio da spiaggia, quindi quest'anno ho deciso di metterlo nella borsa mare e portarlo con me in spiaggia. Anche di questo ne parliamo un po' dopo, perché sinceramente non so darti un feedback su questo prodotto applicato alla spiaggia. Come prodotto da routine di capelli in sostituzione del balsamo o della crema dopo shampoo, no, c'è di meglio secondo me. Così, per dare una sferzata ai capelli, e invece sì, questo è carino, tra l'altro costa pure pochissimo, credo di averlo pagato 1,50 euro, una cosa del genere. Ne riparliamo. Ovviamente c'è il telomare. Questo telomare l'ho ricevuto in omaggio l'anno scorso, sempre in profumeria, sempre con l'acquisto di due solari, sempre con il 40%. Sono un filo recidiva nelle cose. Sempre Diego Dalla Palma, tutto questo. Diego Dalla Palma, l'anno prossimo ce lo fai il pareo? Grazie! Però lungo, non troppo corto. Lunghetto, sì, lunghetto. No, manco alle caviglie però, tipo sotto il ginocchio. Diego Dalla Palma, mandami dei modelli che te li approviamo, che io li metto su Instagram, decidiamo noi, te lo diciamo noi la lunghezza. L'ultima cosa che ti faccio vedere, io mi rendo conto che ci sono volte in cui un influencer o una content creator conduce un tenore di vita apparentemente altissimo, acquistando degli oggetti di fascia veramente molto alta, quasi lussureggianti. Questa cosa a volte crea molto distacco tra l'influencer o il content creator e il pubblico. Allora, io mi rendo conto di questo e per questo già chiedo scusa per il contenitore dove io tengo le mie ciabatte. Allora, qui dentro c'era dell'elastico che ho comprato in merceria e anche una confezione di aghi per cucire, ecco. E anche questa simpatica pochette dentro la quale io ho inserito le mie ciabatte. Le ciabatte che si sono scolorite, tra l'altro. Mi vergogno a farle vedere, però sono carine. Ah, ragazzi, si scoliscono a tutti le ciabatte. Sono scolorita all'altezza di dita dei piedi. È una ciabattina dorata di PVC, che cos'è, plastichina. Però queste qua sono comode, perché io quando guardo si vede la forma del piede, guarda. Comunque queste qua sono comode, perché io poi uso il disinfettante, le sciacquo, si asciugano in 2 minuti e le rimetto in questo meraviglioso sacchetto. Oddio, l'anno scorso era un altro sacchetto, questo sacchetto è di quest'anno, perché l'elastico l'ho comprato relativamente di recente. L'elastico di un paio di pantaloni dove mi si era allentato l'elastico. Io sono una di quelle che non butta i calzini perché hanno un buco, li cucio, quindi vabbè. Comunque, le ciabattine. Queste ciabattine non si vede più il brand, te lo dico io. Credo che siano Café Noir, ma penso che abbiano o 3 o 4 anni. E siccome l'impronta del piede corrisponde perfettamente al mio piede, non si vede che manca la cosa. Io me le metto lo stesso per farmi la doccia. Per favore, se hai consigli su prodotti per capelli, visto il sole e il mare, ti prego lascia un commento, mi fai un regalo enorme. Mi aiuti tantissimo nel fare le ricerche. Ovviamente manca la borraccia, ma quella la riempi all'ultimo momento, eh. Spero di averti tenuto compagnia. Ci vediamo dopodomani con un nuovo video. Ciao!